a Scalea c'è il punto luce. Noi parliamo per l'appunto con Angelo Serio dell'associazione Gianfrancesco Serio. Ciao Angelo. Buongiorno, buongiorno Martina. Ciao, buongiorno Angelo. Allora, appunto luce di Scalea, quindi quali progetti per quest'estate 2020 per i vostri ragazzi? Sì, beh, un'estate 2020 memorabile, molto particolare, molto impegnativa come ben capiamo tutti, ma l'importante è garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto ad avere il loro tempo libero, il loro svago, anche il loro supporto in attività formative, anche in tempi strani come sono questi che stiamo vivendo, con tutti i parametri di sicurezza da rispettare. In realtà Martino non è solo Scalea, perché i progetti che stiamo curando impattano in realtà su Scalea, Santa Domenica d'Arau, San Nicola, Praia ed Aieta. Quindi tutto il comprensorio. Sì, a Scalea ci sarà il centro estivo del Punto Luce che parte il 22 giugno e avrà come base il giardino della scuola primaria che stiamo allestendo con 7 isole didattiche, perché in base alle linee guida del governo praticamente dovremo avere dei microgruppi di 7 bambini e 10 adolescenti, quindi il grande gruppo sarà diviso, distanziato, sono queste isole a 100 metri l'una dall'altra con delle vele, con dei gazebo, e li porteremo anche a mare, ma solo a fare il bagno, perché solo così riusciamo a garantire insomma la sicurezza, non riusciamo a garantire il distanziamento nelle attività. C'è tanto, tanto che abbiamo dovuto sistemare, ecco, c'è una valutazione dei rischi molto alta, quindi c'è un triage all'ingresso, misurazione della febbre, dotazione di mascherine ogni giorno per tutti, delle attività ovviamente che come immaginate bene sono tutte ripensate in ottica di distanziamento, quindi banalmente anche tutti quei le attività per cui ci si dovrà toccare sono cassate, ma lo faremo anche queste misure di sicurezza, diciamo, saranno rese in forma ludica, diventeranno dei giochi loro stesse, no? Tipo S7, quindi per esempio anche la mascherina diventerà parte di un momento di gioco, così come quello che succede diventerà parte di un momento di riflessione e diventerà anche lo stimolo per noi di lavorare molto sulla didattica durante l'estate per cercare di far recuperare quello che si è perso e di portare i bambini a settembre in maniera un pochino più solida e supportata da formatori adeguati. Su Praia, San Nicola, Aieta e Santa Domenica d'Arau impatta il progetto Scatti invece, quindi con anche lì con tante tante decine di bambini che parteciperanno al centro estivo, anche lì si cercherà di combattere un po' quello che è il summer learning loss, no? Cioè quel calo dell'apprendimento che c'è nella lunga pausa estiva, che quest'anno è ancora più aggravato dalla situazione che si è venuta a creare. In totale saranno circa 200 i bambini e ragazzi che partecipano al progetto, ovviamente in forma totalmente gratuita. Ecco, a chi sono rivolti questi progetti? Che tipo di bambini può partecipare? Quale età? Turisti? Locali? Sì, allora, Punto Luce di Scalea, ovviamente solo per i bambini e ragazzi residenti a Scalea dai 6 ai 16 anni, iscritti al Punto Luce. E ad oggi sembra 91 le iscrizioni, normalmente siamo su un centinaio, un po' più di 100. Scatti si rivolge ai bambini della scuola primaria e secondaria degli istituti comprensivi di Praia e di Scalea, quindi con i plessi collegati di Santa Domenica, Aieta e San Nicola Arcella. I poli di Scatti saranno 3 in realtà, perché avremo Praia via Manzoni, San Nicola Arcella la scuola, Santa Domenica invece afferisce a Scalea, si aggrega diciamo ai bambini di Scalea, e Aieta si aggrega ai bambini di Praia, quindi saranno 3 poli di progetto per Scatti. Ecco, com'è stata la gestione di tutti questi ragazzi nel corso del lockdown? Durante il lockdown noi l'abbiamo seguiti con le attività a distanza, abbiamo supportato soprattutto i bisogni educativi speciali, ma anche un po' tutta la platea studentesca. Abbiamo cercato di mitigare in qualche modo lo stress, fortissimo stress che tanti bambini hanno avuto con la didattica a distanza, inserendoci nelle attività della scuola, inserendo momenti di
sia di riflessione, di dialogo con i bambini, avevamo tanto bisogno di parlare. C'è stata una grandissima partecipazione che ci ha stupito. Noi pensavamo che, caricati già da tanta didattica a distanza, non avrebbero partecipato tanto alle nostre attività, no? Sia per problemi di giga, ma anche per problemi proprio di stanchezza, semplicemente. Invece erano molto molto contenti di partecipare, perché avevano bisogno proprio di parlare anche di quello che stava succedendo in una maniera differente. Si sono espressi anche con laboratori creativi, raccontando un po', sul piano proprio anche psicoemotivo, quello che stanno vivendo, perché noi l'abbiamo tutti vissuto con tanta preoccupazione, tutti quanti noi adulti, dei bambini spesso non ci siamo curati molto, parlo anche proprio a livello istituzionale. Ecco, che sentimenti avete colto da parte dei bambini durante la quarantena? Guarda, loro davvero ci hanno stupito per quanto si sono guardati dentro, quanto sono riusciti, magari forse più di noi a volte, soprattutto i bambini più piccoli, a mettersi in relazione con quello che stava succedendo. Noi bambini hanno una grandissima adattabilità, a differenza degli adolescenti, che già ci somigliano un po' di più invece per quel tipo di reazione, no? I bambini hanno riflettuto molto, guidati ovviamente, no? Una riflessione guidata. Sul piano psicoemotivo diciamo che hanno retto meglio degli adolescenti, nel senso, hanno capito tanto, abbiamo cercato anche di guidarli nel mare di informazioni che gli arrivava addosso, di non farli ragionare tanto sui numeri, sulle statistiche, su quello che succedeva, ma sul rapporto fra loro e il virus, in che cosa li condizionava anche in termini di perdita di diritti, no? Abbiamo fatto riflettere su che cosa significa non vedere più garantiti alcuni diritti, come il diritto al gioco, allo svago, al tempo libero, all'amicizia, semplicemente all'incontrarsi, all'abbracciarsi. E questa sarà una grossa sfida anche quest'estate, perché fare un centro estivo con i bambini, con le mascherine che li faremo togliere solo in determinati momenti, ma per la maggior parte del tempo dovranno tenerle, non farli abbracciare tra di loro, insomma, sarà una grossa sfida. La vera sfida è farglielo fare in una maniera leggera, giocosa, facendo diventare il rispetto di quelle regole, intanto costruirle insieme, riflettendo sul perché, no? Partendo dal diritto alla salute, per esempio, quindi sulla necessità di doverle rispettare, ma farle diventare anche una sorta di, appunto, di gioco, cercare di alleggerirle, perché il centro estivo non è un ospedale, però voi immaginate che i bambini arrivano, trovano davanti un gazebo con il triage, gli si misura la temperatura, gli si dà la mascherina, seguono dei percorsi guidati per cui devono camminare a distanza. Ecco, è una grossa sfida educativa far diventare tutto questo leggero e giocoso, ma ce la faremo, ci stiamo lavorando, stiamo progettando tutta una serie di attività. È una sfida anche per noi, molto sfidante come situazione anche per noi. E quando il gioco si fa difficile bisogna tirar fuori tutte le competenze, tutte le capacità che per fortuna abbiamo di formatori e formatrici, che si stanno cervellando, stanno lavorando e stanno tirando fuori tutto quello che si può tirar fuori per mitigare questa situazione.